Buonasera mister Antonio Barillà della Bagnarese. Mister, oggi punto importante a Rosarno. Assolutamente sì. Avevamo due risultati su tre su questo campo, visto che era uno scontro diretto. Diciamo che è stata una partita combattuta, non si sapeva che lo fosse, quindi siamo rammaricati più che altro per il primo tempo, dove credo che abbiamo meritato di passare in vantaggio, perché abbiamo avuto quattro palle gol, purtroppo non sfruttate, e abbiamo concesso poco alla Rosarno. Il secondo tempo insomma ci siamo abbassati un pochettino di più e abbiamo giocato più di ripartenza, poi l'episodio dell'uomo in meno ci ha fatto, insomma, ha dovuto cambiare un po' l'assetto tattico, rinunciare a un attaccante, quindi ci siamo un po' abbassati, abbiamo sofferto un po' il predominio territoriale della Rosarno, però la credo alla fine il risultato va bene, quindi continuiamo così. Bentrovato a Giuseppe Perna della città di Rosarno. Buonasera. Buonasera mister. Oggi non è andata come lei desiderava. Volevamo vincere per cercare di entrare in quella zona dei playoff che, diciamo, ci teniamo adesso ad arrivare perché la squadra, diciamo, che per quello che sta facendo nel campionato lo merita. Però oggi la partita sapevamo era una partita difficile, ci sta, il pareggio ci sta, va bene così. Sì, comunque c'è da dire che di fronte c'era una Bagnarese ben messa in campo. Una buona squadra come lo siamo noi, non credo che abbiano niente di più, non hanno dimostrato niente di più di noi. Hanno meritato il pareggio, penso che la partita sia stata proprio equilibrata, qualche occasione loro, qualche occasione noi, quindi credo che il pareggio sia giusto, quindi non ho visto una squadra molto forte, molto più forte di noi. Assolutamente.